Ok, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Io spendo poche parole adesso, magari dico due cose alla fine che mi farebbe piacere dirvi. Rispetto agli altri due miei colleghi che hanno due cose un po' più diciamo di squadra, tattiche, io faccio un ragionamento un po' più pratico direttamente con i ragazzi, così li usiamo, tra virgolette, nel modo migliore, parlando un po' di più di attacco, cose che sembreranno molto semplici, ma poi in realtà sono quelle che ci servono veramente quando poi andiamo a giocare. Il primo dimostratore ce l'abbiamo, piacere di me, no, una mano che ha Nicola con il pallassistente, quella, un pallone che abbiamo fatto due file, dai, lo sai? Due file, siete la decina mi sembra, dietro la parte, quella l'altra con Luca Messi nel tiro libero, ok, l'altra tirata, con Luca Messi nel tiro libero, orizzontale, e qui, molto bene, Nicola, andiamo in mezzo, ok. Allora, a me piacciono degli esercizi che siano un pochino combinati, adesso ne faccio vedere qualcuno di relativamente semplice, però da cosa partiamo? Per mettere assieme i pezzi poi di un attacco, diciamo qualsiasi, e dove dobbiamo sempre ritrovare, dei principi che mettiamo dall'inizio. Qualsiasi attacco che andiamo a sviluppare, che sia un attacco di continuità, un attacco ad obiettivo, una motion, qualsiasi cosa, no, dei principi, ripeto, fanno solo di attacco, devono essere sempre quelli, in maniera che i giocatori si ritrovino sempre a fine della giostra. Prometto che non vi parlerò di pick and roll, mi è stato proibito di parlare di pick and roll perché giustamente avrete volumi pieni a casa di cose che giro sul canestro. Allora, la prima cosa che facciamo, prima con l'esercizio molto indietro, perché il primo esercizio semplice che facciamo, chiaramente poi notarate, poi finisco di parlare, notarate rispetto all'età e al livello, se ho bambini più piccoli o ragazzini più piccoli, stringiamo un po' lo spazio, ragazzi un po' più grandi, loro sono a metà stadio, cominciamo, adesso vi faccio vedere da due punti, poi lo utilizziamo da due o tre punti, nonostante qui ci sia qualche problema di spazio vero e mezzo. Allora, cominciamo così, i piedi sempre rivolti al canestro, tutti e due, molto bene, poi la fila ci va bene così. Allora, il segnale è questo, quando lui passa la palla a Nicola, che è il mio assistente per oggi, ho questo grandissimo onore, sempre da posizione, cerchiamo di farlo, qualsiasi esercizio facciamo di riscaldamento, di contro zero, questo è fatto, ma in maniera molto smaccata, che ogni tanto ci sta, perché è difficile poi in realtà fare, no? O in maniera molto, come dire, focalizzata in ogni minimo aspetto, e magari si guadagna un po' di tempo, bisogna riuscire a farglielo capire da subito, in maniera che poi sfruttano il tempo, per me non chiudiamo due ore e mezza di palestra tutti i giorni, per un'ora e mezza, avete probabilmente un'ora e mezza per tre volte, qualcuno due, quindi bisogna i tempi, bisogna cercare di ottimizzare. Molto bene. Allora, finita questa pappardella, su questo passaggio, per te è il segnale per attaccare il canestro, quindi partenza crociata, molto bene, molto profondo, guardando il canestro, quando arrivi dentro l'area, pitturato, che qui non è pitturato, perché il comune giustamente salva un po' di risorse, raccolgo la palla, okay, e dal palleggio passo il pallone, tengo la partita palla con due e la passo con una mano, perché chiaramente supponiamo che ci sia qualcuno che arriva ad aiutare, tengo la palla, passa la palla al tuo compagno, quindi regola numero uno, dai la palla di dare l'uomo, di spiegare, quindi io sono qui, quando lui parte attacca a me in fondo, io mi muovo, fate trovare esattamente, ok, posizione per tirare, già pronto, adesso cominciamo da due punti, anche se Freddy, quindi cominciate a fare qui, tu fai la stessa qua, vieni, come hai messo il piede dentro qui, cambi direzione in maniera molto decisamente atletica, vai verso il gomito, ricevi il pallone da Nicola, esatto, quindi per girarti la palla subito su come Clay Thompson, è il nostro idolo ormai, o Steph Curry o Clay Thompson, no, sarà la risposta. Pronti?
giro, in banco, e facciamo, anche qui mettiamo obiettivi diversi, possiamo fare 10 di squadra, 2 punti, diciamo così, oppure faremo 5 individuali, adesso quando ne segnate 10 cambiamo loro, va bene, nel frattempo faremo 2 punti, vai, allora, va, su, contemporaneamente, sì, bene, ok, tirare i piedi, la reggia tira, bene, vale, 1, 2, va, controllare la palla con 2 mani, e passare con 1, passaggio preferito, se tu posso perdere, ovviamente, ecco, subito la palla sulla testa, che è la cosa più bella, dovete guardare dalle finali piedi, dai gol del tempo, da partire quanto rapidamente, avete visto che hanno preso i tempi, no? Sono pazienti, si prende la posizione, fa la porta per tirare, e ci correggiamo. Però se no, se ti canetti un po' all'inizio sono un po' troppi. Ragazzi, stiamo tirando un po' corto e quindi bisognerebbe finire un po' di più o con le gambette, se avete belle forti, magari prendere il secondo ferro, magari, dai, prendiamo il secondo ferro, va bene, e questo, il principio dov'è? La trazione sta di fondo, non solo dall'altra parte, si sbaglia nell'altro, questo è il principio, va. Chiaramente, un attimo, questo qua, 5 minuti, tanti anche meno, poi va a tirare 3 punti dall'altro, 3 punti da qua. Vediamo se non lo so. Variazione, finta di tiro, palestra, pure se tanto sulla data, non si è finta di tiro, palestra, di tiro, 10 canetti di squadra, oppure 5 canetti di tiro, sono di livello, 5 di oppure 5 di squadra, la posizione è fatta. Quindi il principio numero uno è questo qui, che è il fattore prendere in conto l'ultimo uomo da parte. Naturalmente a destra, a sinistra, stop, cambiamo l'altro un po', quindi adesso tu cambi la palla, ok, tu cambi la palla, vi prendi con la mano sinistra, bravissimo, testa alta, due mani, passaggio, molto bene, ok? Aumentiamo la spazzatura, tempo più largo, un tiro più largo, no, per tirare. Da 3 punti, se è vostro raggio di tiro, da 3 punti. Se è troppo lontano, è un passo meno. Stessa cosa di qua. Va bene? Dai, allora, passaggio, va, tutto lì di sport, sì. Veloce, 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 va. C'è un'altra cosa importante, parlando di particolare, no? O comunque di tecnica, diciamo. Se ti chiamo poi di capire che non sempre devo saltare, anzi, sarebbe meglio mai. Comunque qui i piedi stanno per terra, il meglio è nel diritto dei fondamentali, è molto meglio. I grandi passatori preferiscono avere il controllo del corpo, sia in partenza che in arresto, quando riesce a stare a passare la palla. Perché passare la palla se si fa il tanto chiaramente pone a rischi di altissimo livello, passato. Ok, altro pallete, due palletti di penetrazione, uno è un po' troppo poco. Ok, molto bene, qua, meglio, sì, molto bene. Ok, adesso, detto inizio, pala, vai pure, adesso cominciamo questa linea qua, molto comincio un pochino più, accorciamo un po' le velocità. Adesso, penetrazione, questa volta è uguale, perché il principio rimane uguale, il principio rimane lo stesso, chiaro? L'ultimo dall'altra parte va nell'altra. Avrà solo una, diciamo, facciamo tutto perché non ho letto, sono troppe cose, avrà solo una accortezza da avere, che se da questa parte il mezzo angolo è occupato, chiaramente, siccome dobbiamo sempre splittare, cioè dividere e dare più possibilità di passaggio, esattamente si sposterà in funzione del compagno che è davanti. Cioè, chi è dietro si muove in funzione di chi è davanti. Bene, questa è l'unica variazione. In penetrazione, però aiuto, questo cerca comunque di andare a canestro. Quando la penetrazione è profonda, diciamo che arriviamo più o meno sotto il ferro, o anche oltre qualche volta, perché la difesa aiuta, non sono riuscito a tirare, ancora la palla, passo il pallone, qui si è spaziato, bene, ok. Diciamo che non può tirare perché la difesa è riuscita a muoversi molto
Quando diciamo di alzarci il palletto sulla linea dei tre punti, i grandi sempre sulla, per i grandi i riferimenti sono sempre sulla linea dei tre punti, li giochiamo fuori dalla linea dei tre punti, parlo per gli esterni, giochiamo tagliando a canestro e riusciamo fuori dai tre punti. Okay, queste sono sempre le linee proprio basi per gli esterni. Mai giochiamo nella in between qua zona, cioè nella zona, nella terra di mezzo, che è più o meno quella fuori dall'area e che sta due passi dentro agli altri punti. Perché? Perché l'obiettivo dell'attacco è quello di allargare il più possibile il campo, okay? Di stretchare, mentre per la difesa ovviamente l'obiettivo è. Allora, in questa maniera qui, in questa pentatura comune, quando la pari se lui non ha potuto tirare, si alza il palleggio, si libera uno spazio, ok? Per lui per uscire, questa è una penetrazione molto difficile per la difesa, perché la difesa, se è stata costretta ad aiutare e magari cambiare il lungo, qui spesso o perde l'avversario, ok? O viene un mismatch che può essere un avversario. Quindi lui si alza il palletto mantenendo questa, perché sono d'accordo, non vogliamo due penetrazioni consecutive, una come dire, una in antitesi all'altra, se lui penetrasse di nuovo troverebbe il suo compagno, quindi lo facciamo alzare, lo facciamo partire l'angolo, gli passa il pallone, molto bene, fa un passo verso il cola, lo riceve, esatto, ok, poi cambiate qui, pronto. Quindi già, penetrazione, uno brutto tempo, di spazio, guarda, è cominciato via un po', passaggio un pochino più forte, ok, sta, va bene, non c'è male. Adesso, se siamo un po' più attenti in allenamento, qui sto parlando più a voi che a loro, però bisogna che guardiamo la qualità delle cose, dicevo prima, se il mio passaggio è questo, ok, questa è una situazione. E lui probabilmente non riesce a tirare, aspetta la palla e poi diciamo, ma io posso la palla, giusto? Invece molti l'aspetta perché magari c'è arrivato altra punta, la stanno lì, e allora qui ci mette un mezzo a fare un tiro. Se invece arriva la palla, una, due lati, poi arriva, lui me la chiama, questo è un gran passaggio, onestamente è molto più semplice. Perché è vero che. Vai, date tanto, sta più passando. È vero che Golden State sono fenomenali. Allora, no, parla lui, amico, vai, ci aggiungiamo, sono dimenticato io, la spinta di tiro, che quando dicevi, spinta di tiro non puoi tirare e ti metti lì all'altro. Ok, dai, altri due. Il fondo del pista, alzati, va, passaggio, tiro a tiro, e un po' più veloce, dai, più coraggio. La qualità di quello che non è solo se fai che tu ami il tonno che arriva a dire qualche mezzo, ma è la qualità di passaggio che fanno, perché i passaggi anche in transizione, in due partite, quindi in transizione che riescono a fare, ma va anche perché la qualità del loro passaggio è altissima. Quindi poi, essendo tiratori di eccellente abilità, vanno bene. Al contrario, se la qualità di passaggio fosse molto bassa, la qualità del tiro dipenderebbe solo dall'abilità individuale. Sarebbe soprattutto così. Ok? Quindi, già vedendo questo, sarebbe meglio confrontare, per esempio, perché non serve. Se io mi alzo il palletto molto bene, con la testa alta, magari guardando tutto, poi ci possiamo mettere gli occhi, gli altri salendo e guardo, magari c'è un lungo, e poi passato, guarda, bravo, vedendo il mio compagno senza guardarlo, perché va a cercare, stiamo facendo il gioco con te, ora siamo in 5, cazzo, magari c'è il lungo canestro, quindi mi fai in prima, vedendolo, e che può ricevere la palla, e lo vediamo, ecco, per esempio, esattamente, tenendo sempre questo in pensare, che ci sia un avversario in mezzo, perché la ultima volta lo capiamo, però andiamo subito anche due o tre paletti, facciamo un'altra volta, andiamo meglio, andiamo meglio, molto bravi, guarda tutto, vedere se stiamo a guardare,
non c'è barra. Poi chiaramente si è arrivato il tarpone e invece quello. Adesso facciamo un'altra cosa. Lo facciamo in tre. Siete decisi, no? Mettiamo tre, vieni in tre, vieni in mezzo. Un pallone sulla prima volta, un'altra fila lì, dove eravate, un'altra pietra con l'altra, un'altra in mezzo, vedete tutto il filo, senza pallone. Ok, adesso in tre, quindi per esempio se siete così, poi stazione centrale, angolo, stazione centrale, e far passare anche dietro, per esempio due, perché ci abbiamo fatto prima, la prima volta. Per esempio, penetrazione centrale, no? C'è chi ti vuole anche questo tipo di penetrazione, benissimo, allora lui tira, questo io tiro, magari c'è ancora lì con la palla, continuo, devo prendere questo pallone qua, e così facciamo, tiro e ci distanziamo. Adesso facciamo in tre, poi alla fine ti do una cosa questo esercizio. Partiamo questa palla, solo un pallone per terzetto, siamo in tre, siamo tre contro il terzetto, proprio, ma dovete farlo con grande necessità. Ma da qui, giusto, la penetrazione, destra, sinistra, sinistra, senza far passi in partenza nella comanda. La passa, fa la terza, siamo giro, allora sinistra, allora, abbiamo un mancino, sempre un mancino in squadra, c'è la cosa bella, sempre un mancino in squadra, quella ne abbiamo tre. Allora, penetrazione, allora, sulla penetrazione ci dobbiamo sempre muovere, giusto? Perché proprio sta fermi, fermi, è difficile soprattutto per lui magari trovare, quindi deve cercare sempre di essere più o meno nel suo cono visivo o nelle posizioni prestabilite dove lui può passare la palla senza guardare, perché sa che c'è sempre una palla, ok? Quindi poi diventa un discorso. Allora, questa presentazione qui sta prendendo questa strada, cosa facciamo? Se stiamo fermi sicuramente diamo un aiuto al difensore, può aiutare, se non era già qua prima, per recuperare senza far fatica, giusto? Allora, quando lui comincia a penetrare, la difesa comincia a muoversi, ecco, in maniera che io non posso recuperare, se io sto con te, lui ha la possibilità di quando succede? Sempre i piedi già pronti, le mani già pronte, dovete prenderla, lentare, mirare, come essere già pronti a far fuoco. Dall'altra parte, ugualmente, adesso la prestazione sta andando alla parte, tu hai due possibilità. La prima è, se siamo ancora in tre, va bene, la prima è, lui continua la penetrazione, sopra il tu, per il prossimo, sei nell'angolo, viene passato, poi passa la palla pure qui, puoi tirare, io devo tirare pure, pintare, adesso, se lui si alza, come abbiamo fatto prima, benissimo, cosa farai? Esattamente, mi equilibri, vi attacco, sento per esempio del campo, passa la palla al tuo compagno, bene, quando deve passare? Come vedi qui sopra, o quasi sopra, perché tu mi dà uno spazio, da un grande spazio sotto la tua del campo, tu puoi usare, perché chiaramente ho un grande numero, finta, fate sempre una finta, perché se non fate la finta vuol dire che potete tirare, come idea di base. Lui se tu si spazi sempre in maniera che non possa vederti, poi di nuovo, funziona centrale sul cuore, passaggio, bene, adesso guardo, esatto, se spazio lì, se è rimasto alto, puoi tornare a questa parte qui. Se lui è più basso, perché magari c'è un altro compagno lì, questo è un passaggio che nel 5 contro 5 può essere un passaggio più schippato, diciamo, dato come si termina estremamente volgare, non c'è più spazio per tornare, allora puoi o tornare indietro, cosa poco naturale, diciamo così, no? O continuare dalla parte opposta, in quel caso tu, se lui viene verso di te, cosa potresti fare? Oh, bene, esattamente. In maniera che le distanze, più o meno, tra voi tre, più spazio di lasci, più il tuo difensore dovrà prendere una decisione se sta con te, lasciatelo lui, o lasciatelo lui portare. Adesso fate questa cosa, penetrazione sul fondo centrale, eccetera, eccetera. Caspita, viene deciso che sta facendo. Ok, allora, facciamo 5 penetrazioni obbligatorie. Importante, comunicazione, bisogna cominciare sulle cose piccole, perché sennò parla a campo, parla, una bella cosa, grande punta per cosa, fa tirare, ho già sapete che ti consiglio,
è la comunicazione. E bisogna cominciare a rompere le scatole, è molto difficile. Lo dico a tutti i grandi, non so, Fabio, Andrea, e chi allena in serie, è difficile poi metterli. C'è qualcuno che ce l'ha, in realtà, che se lo porta dietro, non so, dal gol, cioè, per dire, che gli viene automatico, portare i canestri, portare la presentazione. Chi non ce l'ha? Fai indietro un pallone in croce, e poi in difesa ne bastano 5, magari, ma aiuto troppo, cambio, eccetera, 5 pallone. In attacco forse anche meno. Beh, allora portate, okay, le penetrazioni, 5 penetrazioni alla massima di età, 5 penetrazioni vuol dire che sto cercando di battere il mio uomo che ho preso un vantaggio, poi la palla passa fuori da una parte, per esempio da lui, e c'è un difensore di tavola, ha fatto una pinta di tiro, esatto, e attacco, proprio che voglio andare a destra, con la testa su, con gli occhi che guardano lì, ma vedono dall'altra parte. Voi mantenete sempre una distanza, non solo in relazione alla palla, ecco, ok? 5 pressioni e un tiro dall'altra parte. Vai! Lì, stai, 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 la carta, stavolta la carta, lasciamoci in giro, poi passa la palla, comunque ti devi togliere da qua. O vado a canestro e vado dall'altra parte, o torno indietro. Quindi se sto fermo, posso solo la matassa ingabugliata. Allora, dai, go, go, go. Allora, continua, sì, dai, certo, certo. In giallo, dai. Mi metti, 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 mi la mi allora torno indietro, mi metti, mi metti, no, ma non potete mai andare a controllare, no? Portate un difensore come questo in locale. E se penetro e siamo così attaccati con l'altro, cosa abbiamo detto? Perché quel giocatore lì si deve alzare, come mi conto, giusto? Se trovo un altro difensore, si incastra, voi dovete pensare, tanto che siamo su 5 in casa, perché c'è la difesa. Perché se no, contro 0 e 3, contro 0, si fa 5 contro 3, secondo te gli schemi funzionano, un po' visualizzare la difesa, la carta, dai, un po' più di coraggio, apri, vai dall'altra parte, perché non hai detto, non è lo spazio qua, uno, secondo, vedete che stiamo provando ad attaccare, quindi proprio questo è bene, dai, veloce, 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 sì, anche con la forma, vado, attaccavo un pezzo, vabbè, tiro, altri tre, un po' meglio, mi sto allontanando, se questa, se la distanza tra i due diventa esagerata, se io sto giocando con lui e comincio a andare qui, questo è un passaggio molto difficile, è un passaggio che si intercetta, però devo tornare un po' indietro, questa è una buona distanza, non devo dare la possibilità di intercettare. Dai, l'ultima volta, allora, con finta, bene, chiaro, bravo, bene, vai, finta, non devo contare, 3, 4, 5, molto bene, tiro, molto bene, ancora, ultima volta, se va, non vorrei sentire il contare, scusate se, vabbè, vai, ora, ancora, se ti muovi un po' prima, vedi, se guarda che distanza che sei stato lui, no? Allora, quando mi comincia a fare questo, sta passando la mano con gli altri, giusto? Perché, anche perché c'è un problema di lanciamento intensivo, abbiamo tutti gli esterni sotto, sotto la niente, io lì, allora, e me, quando la palla arriva, tu sei già abbastanza pronto, guarda che per due passi sei in mezzo, e è uguale, vai, tira, vai, 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 vai,
particolari. Quando per esempio quando il difensore fa un brutto aiuto, lo fa, cioè aiuto in questa maniera qua, tutto il cuore indietro, oppure si tira la schiena, ti crede il tempo e quando lo vuoi, non devi muovere, vai. Vale. Veloce, dai. Sono. Teniamo 3, teniamo 1, naturalmente 5 prestazioni, 3, 7, qualcuno l'ha fatto con 7, poi vi dico chi, non ve lo dico. Allora, ok, dove passa la palla, fatto dove, ok, grazie, benissimo. Adesso cominciamo a giocare, una volta giungiamo, anche il poveretto che torna con l'anestro, va bene, facciamo fino a cominciare più o meno dei big men. Bene, allora, due concetti molto semplici. Tutto quello che passa la palla, solo quando lui ti fa veramente vedere dove la vuole. Okay? Può essere qui o può essere qui. Ok, nel frattempo, eppure sta lavorando. Ok, quando te la chiama, gliela passa. Due regole semplici sono queste qui, per giocare assieme. Quando i suoi due piedi sono fuori dal vincolato, dall'area, potete chiamarla, lui chiama la palla qui, magari dentro un buon allineamento, eccetera, eccetera, eccetera. Su questo passaggio, quando lui è fuori dall'area, tagliamo a canestro, molto destro. Canestro, le linee sono sempre, taglio a canestro, quindi senza andare troppo vicino, senza andare qui, perché se gli vado troppo vicino, ne porto un altro, mi tocca la palla. Vado a canestro e apro, perché naturalmente si apre il punto molto bene. È sempre il concetto della chiave a punti e della direzione a canestro. Rule number one. Forza! Perché la palla è andata dentro, non è successo niente, dai i passi fuori e fuori, bene, e adesso lui comincia di nuovo, diciamo, tre penetrazioni, e lui si deve muovere adesso, perché abbiamo già messo loro. Per esempio, dove attacchi? Centro, fondo, bene, allora, tutti attacchi che ci sono qua, tu hai due possibilità, c'è sempre più di una possibilità nella vita. Se lui sta prendendo un lato centrale qui, il uomo che è quello che aiuta, tu puoi usare il tuo lato, perché no? Faccio un passo qui e tolgo una posizione difficile, per esempio quelli lunghi sono adesso, questi 4 metri che tirano qua molto comodamente, ma un passo fuori. Se c'è aiuto, questo è un buon passaggio, perché è una rotazione comunque non semplicissima, cioè, e per questo diventa il lato forte, va bene, quindi hai questo, oppure hai anche questo aiuto qui, che viene un po' più fatto per la più, molto bene, oppure anche, verso lui no, se verso lui, hai assolutamente il tuo, la seconda, vai dietro la mia schiena, è data in maniera più, statisticamente, un po' specificamente il termine corretto è fatto la banana. Se tu sei il mio difensore, vai a aiutare, io sono qui, ok? Se non sono un che ti aiuta, se non aiuti mi devi tirare. Se vai a aiutare questo fare, molto bene, mi devo farmi trovare, per esempio qui, ok? Dove chi arriva? Bene. Oppure, per detto, fare questo, prendo la palla fuori e tirare. Questo è il numero. Se invece da lì o da lui che fa due passaggi, facciamo che quando la palla esce fa un altro passaggio e poi lui attacca. Se lui attacca la linea di fondo, che c'è lo spazio, tutta la linea centrale, noi sappiamo che tu dovrai andare molto bene, se andrà e siamo già funzionati in maniera abbastanza. Quindi, regola numero uno, in quel piede lungo fuori dell'area, taglio per me, taglio male. Andiamo da capo, i due piedi del lungo o un piede dentro l'area, quindi è passata la palla di qua, chiama la palla qui, passo di adesso, se lui taglia, qua ci incastriamo un po', no? Allora, la regola semplice è il giocatore successivo, the next guy, che sei tu, giusto, non lui perché è troppo dentro l'area, il giocatore successivo taglia canestro, senza tagli addosso, sempre per lo stesso motivo che dobbiamo lasciare un po' di aria.
Veneto, Stato, eccetera, quindi pagliare a Veneto, nel frattempo se dobbiamo aspettare di passare Flavis, che comincia a spaziare un po' più uno dei tre punti, molto bene, così lui ha. Sicuramente lui sa che ha un passaggio da poter fare dentro, poi con tutti i lunghi, con molte altre complicate. Però in realtà il concetto è questo stesso. Chi dice sa che la prima cosa è molto taglio sopra, quando è qui, o il daiva, che è subito. Poi, altra cosa. La regola con lui è semplice, se cioè, in un altro campo. La regola con lui è, se prende la palla che ha un vantaggio immediato, lo prende qui, la chiama palla a canestro, e dice che gli fa bene. Se non ha un vantaggio immediato, perché la difesa l'ha messo anche la grazia, eccetera. Altra volta, vai.
So, questo che abbiamo qui è big out, stiamo già combinando tutte le situazioni possibili, capite? So, è possibile che uno si muova e qualcuno si ferma immobile, a meno che qualcuno sia dalla parte opposta già entrato, allora rimane lì, ma quelli vicino lo spazio si definisce. Adesso dai la palla, poi dai la palla di nuovo, 4, aspetta, vai, puoi anche non passare, vedi la palla, sì, lo puoi appoggiare, no, se lo vedi, se no, si puoi penetrare, esattamente, questo è una cosa, diciamo, è uno spostamento speciale, no? Quando c'è uno che viene proprio pronto ad aiutare, di cui sono due dimensioni, però è meglio che stare in visione, proprio in visione del suo corpo, come se la pedale un po', e automaticamente esattamente, però guarda il fatto che abbiamo, questo, quello, un bellissimo, lì va benissimo, ok? Pronto a casa. Voglio vedere cosa succede se attacchi il mondo, con lui. Dai, vai! Ok, definitivamente, un po' più ridicolato,
io, anche qua. Il primo esercizio che abbiamo fatto. Vai, vale, vai, puoi passare, pensare, ok. Uno, due, bene, 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 adesso bene, non si va, torna dentro, e palla, pollica, non prendi la cosa che fa, piedi dentro, palla che arriva, lasciamolo dall'altra parte perché ha, e facciamo tagliare il nesto, pronti un'altra volta, dai, veloce, sono stato un po' pochino, bene, bene, ok, palla, stessa, stop, rilascia quello spazio là, qualcuno vuole che si scrive, giusto, o lì piazzare, vai, vai, ancora, vieni, vai a te, vieni, vieni, più, più, di più se non abbiamo lo spazio. Dai, per il mezzo, molto bene, qua, un quarto, uno, due, tre, quattro, questo mettiamo, tre, due piedi, l'altro con la mano, tre difensori, va per fuori, due posizioni di guardia, due posizioni di mezzo-arco, cassata, e quattro attaccanti, due guardie, due armi. Uno può essere uno qua, due qua e due altri qua. Sembra quando facciamo a scuola, sta finendo una volta. Tu sei difesa? No? Un altro difensore è dentro. Posizione di guardia, più o meno vuol dire prolungamento del gomito, grosso modo, questa posizione di guardia. Bene, questa è quella lì, questa è quella. Tre difensori, ok, la palla sono io. Facciamo questa palla con loro, loro non possono palleggiare, la devono trovare un uomo libero. Ok? Quindi se io passo la palla per cominciare B, tu devi andare addosso per contestare il piede. Ok? Lui deve vedere se qualcuno sta libero, giusto? Puoi passare la palla a C, puoi passare la palla a due devi compagno anche lì, però. Ad esempio, la moto non è tanto, la palla per uno, la moto non è tanto. Ok, va bene. Tu è chiudere, se la fai, esattamente, e l'altro puoi fare questo, quando lo vedo, deve essere assentato con lui. Mi interessa che non lo passi la palla più velocemente possibile, con un polso di dita, trovi un uomo libero. Poi passo dentro, passo dentro, ok, pronti, pronti. Se non l'avete tirato, quando vedi questo tiro, lo tirate. Quattro attaccanti stanno fermi, si passa se siete due in più, non ti serve molto. Pronti? Palla a me, palla a me, palla a me, dai, pronti, pronti, vai, 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 ancora, 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 siete quattro, non lo non ci piacciamo la parete, già le strutture, quelle sono. Pronto, siamo, allora, dai, dai, schierito, lì, dai, dai, sta palla, sì, 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 tira, ecco qua, ah, tira, dai, tutto, dai, cambio, cambio attacco di difesa, ho detto l'attacco a 7 secondi, cambio attacco di difesa, 3 in peso, 4, 4 attaccanti visibili, dai, che fanno? Quattro attaccanti sono due conduttori di guardia, ok, guardia, molto bene, anche questo è comunicazione, per non perdere del tempo, noi non ci conosciamo, ma per non perdere del tempo bisogna avere un linguaggio comune, quindi se io dico mettiamo, mettiamo due guardie, due ali, la squadra deve già sapere dove andare, la prima volta che lo spiego, la seconda deve andare, se no parliamo. Adesso non bisogna essere a posto. Pronti? Quanti difensori abbiamo? Uno, due, tre, ok. Pronti? Volare, volare, sì, dai, dai.
Grazie ragazzi. Applausi ragazzi. Sì, anche me. 5 minuti, per dire 2 o 3 cose, velocemente. Anzitutto questi esercizi, la prima cosa è la semplicità di quello che dei messaggi, la semplicità significa successo. Quando complichiamo le cose è sicuro si fa confusione. Io visto quest'anno, ovviamente è un'esperienza molto formativa, tra virgolette, arrivare a metà anno e capire le esigenze della squadra e i messaggi che bisogna dare e capire il più velocemente possibile che i messaggi devono essere assolutamente semplici. Poi si vanno in discoteca, si ammazzano, non so. Uno di questi esercizi che avete visto lo fanno gli Spurs di San Antonio. Questo non per dire che io sono figlio, visto San Antonio, ma per dire che la loro preparazione al campionato parte da esercizi così. Non vi dico quale di questi, okay? Ma uno di questi è un esercizio. Guarda cosa fanno. Oppure partono da queste cose qua. Il massimo della semplificazione del messaggio tecnico. E credo che noi come allenatori sempre dobbiamo dimostrare molta lealtà nei confronti dei nostri giocatori, anche quando le cose, soprattutto quando le cose non vanno bene, dove è facile poi magari attaccarli o trovare la scusa. E, per esempio, quest'anno mi è successo un episodio abbastanza importante durante una partita che un giocatore mi ha chiesto il cambio, l'ha preso fuori sul giornale, e poi il giornalista mi ha chiesto se scandalizzato, no? Se mi era mai successo una cosa del genere, come fosse una vergogna. Io gli ho risposto: sì, succede spesso, che ovviamente non è vero, ma per non dare adito a polemico, per non facilmente trovare. Come dire, un colpevole pubblico, okay, ma questo vale per tutti i livelli, non è che ho preferito far così, e poi sono stato riparato al giocatore stesso la partita successiva. I nostri giocatori sicuramente sentono molto quanto impegno ci mettiamo, okay, quanta fiducia abbiamo in loro, ci pesano su quanto siamo equanimi nella disciplina, che può essere una disciplina rigidissima o meno rigida, però deve essere sempre molto, molto equanime. Come vadano la nostra dedizione, sicuramente se voi siete qui stamattina, vi ringrazio molto di questo, perché essere la domenica mattina qui e non a fare la gara di triathlon, so che tutti voi volevate fare oggi, vuol dire avere una grande dedizione a questo sport, una grande passione. Lo vedete, ci sono dei giocatori che sanno tutto di quello che succede in tutte le squadre, quelli sono giocatori che hanno una marcia in più, sicuramente. E poi credo che come allenatori un'altra cosa importante è che dobbiamo sempre chiedere sempre l'opinione degli assistenti, sapere sempre cosa veramente pensano. Qualcosa l'assistente, c'è un problema di group thinking, no? Cioè di pensare tutti alla stessa maniera, oppure di adeguarsi a quello che fa piacere a chi ha in quel momento le redini del comando, diciamo, tra virgolette, delle decisioni. Invece bisogna andare bisogna sentire qualche voce diversa che ti dice che non stai facendo come verso di loro. Bisogna tenere, no, si dice sempre: la mia porta è sempre aperta, volete parlare con me, dirmi bla bla bla, però poi tenere la porta aperta vuol dire anche qualche volta essere in grado di
sopportare una verità che è scomoda, no? Che magari non ci trovi d'accordo. E là sono due pensierini, ma giusto perché ne approfitto, perché visto che a Venezia ce ne vengono troppo poco, purtroppo. E una cosa, non esiste mai un solo modo giusto per insegnare a fare canestro, non esiste. Esistono tanti modi diversi, esiste che sicuramente dobbiamo fare noi al meglio quello che pensiamo sia la cosa migliore, più adatta, che crediamo più giusta, ma non esiste un modo. Sono allenatori che allenano in modo totalmente differente uno dall'altro e hanno grandissimi successi. Sacchetti non è Messina, Messina non è Bled, che ne so, cioè, sono tutti grandi allenatori, eppure sono completamente diversi, quindi è importante che ognuno poi sia se stesso e quando passa un messaggio a loro lo passa in maniera coerente, veramente, e bisogna essere anche pronti qualche volta a cambiare idea, anche in corso d'opera, come dire, nonostante magari la strategia richiesta avesse previsto cose differenti. E l'ultima cosa, prima di salutare la parola, sennò prima che qualcuno si abbia occhi, prima dei 180 km di bicicletta che andremo a fare, ci sono tre ragioni fondamentali per cui siamo qui questa mattina e dove io spero, c'è stato quest'anno c'è un allenatore che americano che diceva che se da ogni clinica, non so come, io non la chiamo lezione perché io non ho niente da insegnare, ma se da ogni incontro, diciamo così, si prende una cosa, un particolare, nel passaggio skip, non so, un esercizio, è già tanta roba, io sono già contento per voi, non pretendo assolutamente di più. E se ognuno di voi prende una cosa, e stamattina vuol dire prendere una cosa da me, da loro una, almeno una, sono già tre cose in più, se fate i conti in 10 anni, con tutte le riunioni e incontri che facciamo, quanto bagaglio si può riempire e continuare a modificare, è molto interessante. Dicevo, ci sono tre motivi fondamentali, uno è per i punti PAO, e io spero che non siate qua per i punti PAO, che è una cosa che a me non piace, se era per i punti PAO non veniva neanche stamattina. La seconda cosa è perché, e penso che sia ancora più evidente, è la passione che ognuno di noi ci mette ad investire su se stesso tempo, soldi, fatica, successi e quant'altro. E la terza, chiaramente, come diceva prima Andrea, siamo qui per Gigi, io sono venuto per queste ultime due e non per i punti PAO Ferragosto, mi perdonerai per questo. Questa è la ragione per cui sono qua e spero di essere stato utile. Lascio la parola